Cari amici vicini e lontani, bentornati. Oggi, lunedì 2 maggio, abbiamo con noi Andrea Delbon che interverrà in qualità di membro della Federazione Ufologica Italiana per parlarci di UFO e la Val Malenko. Naturalmente, moderatore il nostro Dario Del Buono. Possiamo andare? No, parte la sigla. Buonasera a tutti, bentrovati coloro che sono già in linea. Questa sera riprendiamo il discorso che abbiamo lasciato l'ultima volta con il nostro Andrea Dalbon, che è andato all'esplorazione in Sud America dei cieli australi, quindi ci ha raccontato di un'avventura nel deserto in Sud America. E adesso finirà di parlarci di quella bellissima escursione e parleremo della Val Malenko, che è uno dei posti misteriosi degli italiani e che è stata a lungo anche sui quotidiani e sui telegiornali per avvistamenti e altre cose che Andrea ci racconterà nel dettaglio. Buonasera Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Partiamo da come avevamo lasciato l'altra volta o vuoi che rifacciamo Sì, un riassunto? fai un piccolo riassunto e partiamo, dai. Va bene, no, beh, l'altra Siamo nel volta deserto. no, ma non abbiamo parlato di Atacama, abbiamo parlato dei casi Valmalenchi in questo caso. No, abbiamo fatto vedere il filmato dove hai avuto praticamente l'incontro del terzo tipo, no? Grazie a Riccardo. Ti ricordi, abbiamo fatto vedere il filmato lì sulla piana dove eravate tutti quanti accampati, c'era anche Roberto Lombardini, ti ricordi? Quello sì, ma forse quello era su UFONET. No, l'abbiamo fatto anche qui, l'abbiamo fatto anche qui. Allora chiedo scusa, perché vado sempre a braccio, No, quindi a guarda, volte mi perdo i pezzi. ti capisco, anch'io mi confondo. Spero che devo andare a rivedere le puntate per essere sicuro di quello che dico. Ok, va bene. Niente, va bene. Partiamo dall'avvistamento appunto che abbiamo fatto nel deserto di Atacama. Era stato un avvistamento decisamente particolare perché c'eravamo riuniti più di 340 persone da 24 paesi ed eravamo lì per ascoltare Riccardo Gonzalez che aveva fatto questo avvistamento programmato, quindi aveva organizzato questo raduno, questo evento, perché gli era stato comunicato appunto di essere presente nella sera era nel 2019 e di farsi trovare in pieno deserto di Atacama, in un punto che avevano dato precisamente loro, e in quella serata appunto si sono poi fatti vedere, quindi si è fatto vedere questa sfera di luce che è rimasta sopra le nostre teste per vari minuti, una decina di minuti circa. Sì, Questo l'abbiamo vista in video. esatto, quello che avevamo visto l'altra volta in video, sto facendo un po' il riassunto di quello che è accaduto, ecco. Esatto. E poi avevamo iniziato appunto a introdurre la Val Malenko, quindi in quella zona della Lombardia, con questo monte che viene chiamato Pizzo Scalino, che è un po' un centro nevralgico diciamo, di questi ultimi anni di avvistamenti un po' particolari, tra cui avevo iniziato a raccontare, poi ci eravamo fermati su una serata che è capitata. Era una serata del 2016 in cui eravamo in tre persone e abbiamo avuto un contatto un po', diciamo, differente dai soliti canoni,
perché più che vedere magari UFO o alieni, appunto, quindi extraterrestri, fisici, però stiamo parlando di fisici, abbiamo avuto appunto un contatto con delle entità un po' particolari, entità multidimensionali che probabilmente sfruttano una determinata capacità di modulare le loro frequenze energetiche e riescono ad interagire in un qualche modo con noi. Adesso io la tecnica non la conosco, perché ovviamente è una cosa che non, di cui noi non abbiamo assolutamente traccia di queste capacità tecnologiche, almeno per, quello, per quelle conosciute, per quelle riscontrate. Scusa Andrea, ma era sempre Riccardo il Trade Union? Scusami? Il Trade Union con questa entità era sempre Riccardo? No. In questo caso eravamo in Valmalenco, eravamo altre sì, tre persone. Siamo stati alla Valmalenco, scusa, sono io che mi sono distratto un attimo. Sì, perché l'altra volta avevamo lasciato che stavo presentando questa esperienza che avevamo vissuto nel gennaio, quindi era per poter poi far vedere tutta la varia sequenza fotografica. Adesso poi magari condivido lo schermo e andiamo avanti con la presentazione, facendo appunto il riassunto di quella serata. Stavo però appunto anticipando il fatto che ci siamo imbattuti in queste chiamiamole entità, in questi particolari fotografie che sono venute fuori in quella serata. È stata una serata molto, molto particolare, perché le manifestazioni che sono uscite sono di vari tipi, e queste ci avevano dato il messaggio, anche se poi ci ho messo un bel po' prima di arrivare a comprenderlo, però fondamentalmente da queste fotografie qua ero poi andato in Sud America, quindi questo è un po' è quello che è successo prima di andare in Sud America. Poi in Sud America siamo andati per indagare non solo su Riccardo, ma anche appunto sull'archeologia misteriosa che riguarda quei paesi. Ma nel frattempo l'input che ci ha portato lì è partito tutta da questa famosa serata che stavamo facendo vedere l'altra volta, che avevamo iniziato a far vedere l'altra volta, con quei volti particolari trovati all'interno di Orbs, dove, ricordo, l'Orbs è fondamentalmente un pulviscolo di polvere o una rifrazione luminosa dell'umidità, quindi è un qualcosa che rimane impresso come un punto di luce, comunque una specie di sferetta all'interno della fotografia, ma in alcune rarissime occasioni non si sa bene il motivo, io non lo so onestamente il motivo, ma queste entità multidimensionali hanno questa capacità di interagire in un qualche modo e poter interferire a livello di frequenze visive all'interno della fotocamera, e quindi sovraimprimersi con delle immagini e delle... Diciamo che alcune manifestazioni visive sono pulviscolo, alcune manifestazioni sono umidità dell'aria, e alcune manifestazioni invece sono manifestazioni energetiche che hanno anche una possibilità di identificarsi in volti e in figure. Possiamo dire così? Assolutamente, sì. Però prima di procedere con il discorso, perché non fai un attimo un piccolo cappello su che cos'era Valmalenco e che cosa è successo? Perché la Valmalenco è famosa dal punto di vista del mistero? Allora, la Valmalenco, per quanto mi riguarda, è famosa perché nel 2010, eravamo nel 2010 circa, io ho ricevuto alcune segnalazioni, assolutamente segnalazioni che all'apparenza sembravano genuine, perlomeno dalle persone che me lo davano, perché erano completamente disinteressate all'argomento. In queste fotografie, quindi in queste immagini che abbiamo potuto osservare già dall'inizio, c'erano degli avvistamenti un po' particolari, tra cui uno degli avvistamenti che mi ha incuriosito di più è stato un avvistamento sulla posa della croce, su Pizzo Scalino, meglio non sulla posa della croce, sull'anniversario della posa della croce su Pizzo Scalino, ed era fatto in concomitanza con una messa dedicata a Papa Wojtyła, che non era mancato da molto all'epoca. Durante questa messa in cima a Pizzo Scalino, appunto, che è questa montagna in Valmalenco, quindi stiamo parlando della Lombardia, erano presenti un centinaio di persone circa.
e la cosa mi aveva incuriosito perché in effetti in alcune foto, a parte lasciamo perdere magari le testimonianze che abbiamo sentito, quindi tutte quante hanno, quelle che ho sentito io perlomeno, hanno avuto modo di raccontare più o meno quella versione dei fatti, ci sono alcune foto eclatanti, nel senso dove proprio veniva in sovraimpressione, c'era questo oggetto volante che volava sopra le loro teste e un discreto quantitativo di persone con le braccia alzate che salutavano, questo per far capire che insomma eravamo durante una messa, quindi col vescovo, c'era all'epoca era il Monsignor Coletti, il vescovo di Como se non ricordo male, c'erano diversi sindaci, c'era il comandante dei carabinieri della Valmalenco, e quindi non era una cosa nata farlocca, era un avvistamento di massa dove effettivamente parecchie persone hanno potuto anche testimoni illustri, quindi c'erano anche testimoni illustri, appunto quali sindaci, comandanti dei carabinieri, c'era il vescovo che ovviamente per ragioni sue non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, ma credo bene, è lo scomunicato, però fa parte del gioco, quindi ci sta, però ci sono alcune foto dove lui compare in piena vista con questi oggetti alle sue spalle. Ecco, quello era stato uno dei primi casi che mi aveva davvero incuriosito, perché ripeto, o era tutta una montatura, quindi erano 100 persone che hanno fatto 4 ore di cabinata per arrivare in cima durante una messa, hanno simulato un avvistamento, oppure qualcosa stavano salutando in quel momento, qualcosa hanno avvistato. E quindi era, a prescindere da poi dalle analisi tecniche sulle fotografie, era curioso ed evidente il fatto che comunque questa cosa fosse accaduta realmente, quindi da lì ho iniziato a salire dalla Valmalenco. Salendo su in Valmalenco ho scoperto poi che in realtà vi erano numerose segnalazioni, quindi di questi oggetti volanti, nella storia della Valmalenco, sono specialmente sul Pizzo Scalino, sono numerose le leggende che parlano di avvistamenti sia di oggetti volanti, quindi sia di dischi volanti, sia di entità materiali, quindi di alieni veri e propri, è inutile girarci intorno, stiamo proprio parlando di alieni, e poi dopo vi farò vedere una fotografia, che ne abbiamo parlato l'altra volta, che è una di quelle che ha fatto più scalpore all'inizio, ma questa fotografia comunque poi è stata, come vedremo, certificata e garantita, quindi è stata esclusa la possibilità di un fotoritocco. Questo è per introdurre, quindi diciamo che da quegli anni lì, quando ho scoperto le leggende, ho scoperto che molta gente avvistavano, avevano e rilasciavano segnalazioni di avvistamenti, ho iniziato a frequentarla, quindi ho iniziato a salire regolarmente su in valle, e negli anni ovviamente ho potuto avere la fortuna di vivere alcune di queste esperienze, tra cui quella appunto del 16 gennaio e in altre occasioni in cui si sono fatte vedere. Sono poche rispetto alle volte che sono andato su, sono davvero poche, però diciamo che quelle volte che sono andato, quelle poche volte a me sono bastate onestamente per confermare il fatto che lì ci sia un lato ancora un po' misterioso, ancora difficilmente spiegabile da una mente razionale, quindi c'è un qualcosa che porta al di là dei fatti. O meglio, ho potuto toccare con mano e vedere con gli occhi. Con mano che ci sono gli dischi volanti, che ci sono gli alieni e che non sono in giro per l'universo, ma ce ne sono anche qua. Ecco, che detta così può sembrare un po' farloccosa, ma vi posso garantire che gli anni di ricerca sono stati tanti e non ho più problemi adesso a dirlo apertamente, nel senso le cose sono andate così. Poi se mi chiedete chi sono, da dove vengono, che cosa vogliono, che cosa fanno, non lo posso sapere tra virgolette, perché ognuno poi potrebbero anche prendere in giro eventualmente chi contattano, ma fondamentalmente però la cosa che ho di certo è che lì c'è qualcosa di particolare. Poi dopodiché ognuno può andare su e fare le proprie ricerche, far cercare di fare le proprie analisi. È stata in questi anni nel mondo ufologico è stata una vera battaglia quella della, e poi anche perché all'inizio ovviamente ero rimasto sconvolto da questa cosa, quindi è stato divertente riuscire a capire se effettivamente c'era qualcosa di reale, se era una montatura, se c'era una storia dietro, e in realtà ho scoperto sia, ripeto, dalle leggende che non sono mai tirate a caso, una delle curiosità
che però sono solo coincidenze, noi prendiamole solo come coincidenze, facciamo finta che, come direbbe un mio amico, prendiamo ad esempio uno dei passi più famosi per arrivare in alla cima del, passo, del Pizzo Scalino, che si chiama il Passo degli Ometti. Ebbene, è curioso che in antichità, quindi stiamo parlando di 200 anni fa, se non ricordo male, è stato chiamato il Passo degli Ometti. Ok, adesso chiedetevi perché. Non è un, diciamo, una coincidenza, come ho detto, facciamo finta che sia, che le cose siano andate esattamente così. Quindi ci sono questi riscontri storici che sono molto interessanti, ci sono questi riscontri reali, attuali, di gente che ha avuto avvistamenti. Io personalmente ho vissuto alcune di queste esperienze, sicuramente c'è dietro una grande, non so se chiamarla copertura o cover up, ma sicuramente il governo è al corrente di questa situazione, l'esercito e i militari sono al corrente di questa situazione, di questo ne sono certo. Poi dopodiché hanno le loro ragioni eventualmente per non voler e non poter divulgare determinate informazioni, ma quando ci sbatti il naso quando infili dito nella marmellata è difficile convincermi del contrario. Ma vedi Andrea, se le manifestazioni non sono eclatanti e pubbliche, perché poi noi stiamo parlando di una zona di montagna abbastanza impervia, perché dobbiamo anche avvisare chi volesse andare in Valmarecco che deve armarsi di zaino e piccozza, perché è una bella camminata, non ci sono mezzi per arrivare su, no? Quindi no. È anche un posto dove non è che ci possono essere gli avvistamenti di massa, come, ecco, per esempio, tu sai che a metà anni 80 noi abbiamo avuto a Pescara la fuoriuscita dei dischi volanti velocissimi dalle acque dell'Adriatico, e addirittura in quel periodo sono morti dei pescatori per questi strani incidenti, no? Noi abbiamo la possibilità di vedere sulle Techerai al TG2 le interviste alla Marina Italiana, i guardiacoste, che hanno proprio testimoniato non solo di aver visto uscire gli schivolanti dall'acqua, ma che l'hanno visto passare sotto la loro ghiglia, sotto la prua della loro nave. E a essere intervistato era un comandante della Guardia Costiera. Adesso lì c'è poco da fare cover up, perché ne parlavano tutti i giornali, i telegiornali, la gente era impaurita perché non riuscivano addirittura più. Certo, in un posto come la Valmarenco, e non è un caso forse che loro abbiano scelto la Valmarenco proprio per com'è posizionata anche nel corso del tempo, le ipotesi che si fanno, Andrea, sono che, almeno a me così risulta, che sia un punto abbastanza energetico, no? come assolutamente la piana di Giza, oppure sia attraversata da una linea energetica elettromagnetica, come noi abbiamo la linea di San Michele, no? Quella che parte dall'Israele, esatto. Passa per l'Italia, c'ha tre punti, poi in Francia e finisce in Inghilterra, e ci sono dei monasteri proprio intitolati a San Michele proprio su tutta questa linea, e sappiamo che il pianeta è attraversato da linee energetiche ed elettromagnetiche, e come ho detto anche la piana di Giza è uno di questi, no? Come la Stonehenge, per esempio. Assolutamente. Poi, ma allora anche su quel discorso lì hai ragione. Si parli del piccolo popolo, si parli di fate, si parli di gnomi, e oggi li identifichiamo come extraterrestri, comunque c'è qualche cosa di misterioso da approfondire, no? Assolutamente, considera che quello che hai detto è assolutamente vero, perché se andiamo a, non so se l'avevo detto l'altra volta, ma comunque se andiamo ad analizzare, siamo andati a cercare un attimino le mappe geomagnetiche dell'Italia e abbiamo scoperto, che magari anche qua sarà solo una coincidenza, però guarda caso, dalla Valtellina, dalla Val Camonica, quindi da dove ci sono le incisioni rupestri con i famosi antichi astronauti disegnati, c'è un intreccio, un incrocio di due linee geomagnetiche che attraversano tutta la Val Camonica, risalgono sulla Valtellina e passano per la Valmarenco. Quindi è proprio uno spazio, diciamo, dove queste linee magnetiche sono presenti. E non a caso, come dicevi tu, si è scoperto negli ultimi anni, ma non so adesso, magari poi molta gente lo saprà da tanto tempo, io non lo sapevo, l'ho imparato negli anni, che in effetti queste linee geomagnetiche sono quasi sempre presenti nei punti di massima
concentrazioni energetiche, quindi punti dove generalmente vengono avvistati più spesso e volentieri gli UFO. Ecco, poi una loro sorta di spiegazione non la saprei dare, io si può immaginare che magari lo usano per aprire determinate, con determinate tecnologie o qualcosa, o viaggiano magari per sfruttare i campi geomagnetici, per viaggiare con le loro astronavi, con i loro mezzi, i loro droni, quindi per potersi muovere più facilmente all'interno di queste linee, quindi sorvolando queste linee, o semplicemente magari riescono a, a creare dei campi magnetici che possono andare a modulare una frequenza visiva che potrebbe anche essere particolare. Ripeto, qua sono tutte, siamo sul campo di ricerca, ognuno poi può, può credere o non credere a questa cosa, perché in effetti è in fase di studio, quindi chiunque può cercare di studiare, ricercarsi questa spiegazione. Io la spiegazione l'ho trovata in quel senso lì. Guarda, per rafforzare questo discorso delle linee geomagnetiche e del magnetismo, tu sai che il più grande ufologo italiano, proprio lo storico, quello che praticamente ha messo a repentaglio anche la sua carriera, perché durante la guerra era già un avviato nella carriera diplomatica, sto parlando del console Alberto Perego, subito dopo la guerra tu sai che con la caduta del fascismo molti funzionari avevano perso gli incarichi e il lavoro, lui era impiegato presso lo stabilimento Neri, che era la fabbrica qui a Roma che faceva il famoso Chinotto Neri. E proprio dal tetto della fabbrica ha visto negli anni 50 arrivare due formazioni di dischi volanti che hanno fatto una croce greca sul Vaticano, e da quel momento è impazzito, ha cominciato a documentarsi, ha scoperto che durante il periodo degli anni 30 anche in Italia c'era stato un UFO crash che praticamente era stato portato negli stabilimenti della Maglia di Marelli, era stato proprio Marconi, era stato incaricato da Mussolini di osservare. Anzi, Mussolini era convinto, perché già l'aveva sentito parlare da Hitler, che fosse una tecnologia in mano ai tedeschi, e sembra che sia stata un'altra di quelle spinte che l'abbia poi portato l'Italia in guerra. E questo disco volante poi è stato portato via dagli americani subito dopo la fine della guerra, e chissà che fine ha fatto, perché poi c'erano anche i corpi di extraterrestri. Ma per dire, il console Perego è diventato famoso in tutto il mondo, ed era uno dei fan di Adamski, perché ha fatto il rapporto sull'aviazione elettromagnetica che viene dallo spazio. Quindi era convintissimo che ci fosse un nesso non causale, ma proprio un nesso concreto fra il magnetismo e l'aviazione dei dischi volanti, così come era il termine degli anni 50, quando il fenomeno è diventato. Poi non dimentichiamo che Perego è stato anche uno dei precursori del caso Amicizia, quindi è stato coinvolto apertamente anche nel caso Amicizia. Anche se devo dire che né lui né mio padre, perché io l'ho conosciuto personalmente con il console Perego, era molto anziano, però mio padre quando faceva i convegni di Noè UFO ero io che ero incaricato di andarla a prendere alla casa dei Parioli, no? E parlavamo in macchina perché dai Parioli fino a San Giovanni c'era un bel po' di traffico, quindi parlavamo abbastanza, e non né lui né mio padre mi hanno mai parlato del caso Amicizia. Guarda, questa è una cosa abbastanza particolare, è una cosa, sì, probabilmente avevano le loro motivazioni per non dirti nulla all'epoca, no? Quindi ci può stare tranquillamente. Se era una cosa segreta e quindi non ne parlavano apertamente, o se non lo so, io non faccio ipotesi. Pensa che mio padre non me ne ha parlato neanche quando, rispetto all'episodio di Pescara che ti ho detto prima, no? Perché sembra che Casa Amicizia sia proprio ambientato lì a Pescara. Pescara. Non me ne ha parlato neanche quando è andato proprio a Tele Pescara a parlare del messaggio che era arrivato tramite mano guidata, tramite contattati a livello telepatico. Dove si diceva è finito il problema, hanno fatto l'intervento importante nella Val Padana perché c'era il magma che stava entrando in contatto con il mare e sarebbe provocato un'esplosione che avrebbe spaccato l'Italia, e questo perché tutto il gas che l'ENI aveva pompato dalla pianura aveva creato dei vuoti e c'era stato questo problema, no? Mio padre che viveva a Roma, dove faceva le sue trasmissioni, dice: ma io come ci vado a Pescara? Che faccio? Prendo una scatoletta e mi metto lì sul parco a parlare come in Inghilterra
quando arriva la telefonata era Tele Pescara che lo invitava a parlare di proprio di extraterrestri, visto il momento che c'era, no? Quindi lui prende parte, va a Pescara e mentre stava aspettando di entrare in trasmissione sul lungomare faceva mandatemi il segno, io vado a dire una cosa come questa, se succedono altri incidenti, niente, prende, va in trasmissione, comincia a raccontare tutte queste cose e all'improvviso vede che la regia, l'amico che si era portato da Roma, tutti impazziti che si agitavano, perché in quel momento, mentre lui stava parlando, da tutta Pescara vedevano un disco volante enorme sull'asse della stazione televisiva e arrivavano telefonate a rotta di collo e ne hanno parlato pure i giornali all'epoca di questo avvistamento. Sì. Eppure ogni volta che raccontava di questa storia degli addiscolanti che uscivano dal mare, che era stata a Pescara, del caso amicizia non me ne ha mai parlato. E guarda che strano. Sì, poi ti conosco, quindi so che è strano in effetti questa cosa. Comunque, dicevamo del discorso elettromagnetico, che Perego era convinto che i dischi volanti sfruttassero l'elettromagnetismo terrestre. Ed è la stessa conclusione a cui diciamo possiamo essere arrivati noi facendo appunto queste ricerche su Imbal Malenco, no? Quindi condivido lo schermo, così andiamo avanti a raccontare di quella serata. Vediamo se è questo qua. Condividi lo schermo. Ok. Si vede solo la cartella o si vede la fotografia? Si vede la cartella. Si vede la cartella, allora aspetta che non va bene. Comunque ti ripeto, gli astrologi dicono che Mercurio è in opposizione, è retrogrado, quindi si sta spostando all'indietro, ed essendo il pianeta della comunicazione, avevano annunciato che ci sarebbero stati problemi su internet, sulle trasmissioni, quindi qualsiasi cosa va storta oggi siamo scusati da intoppi astrologici. Eccole qua, adesso dovrebbe vedersi solo la fotografia, giusto? Sì, questa ce l'avevi fatta vedere alla fine dell'altra puntata, sì. Esatto, perché eravamo arrivati appunto qua dove stavo raccontando appunto questi avvistamenti che avevamo visto, quindi questo Orbs con questo volto al suo interno molto, molto particolare. Ecco, perfetto, guarda che la adesso poi è... magari pixellerà un po' perché siamo in diretta, ma però insomma, è evidente come non ci sia pareidolia. Ripeto, io queste fotografie qua le ho analizzate, abbiamo fatto anche i vari test, però ero presente, so esattamente come ho raccontato chi aveva scattato questa fotografia, quindi uno dei suoi figli con questa macchinettina fotografica che era una Nikon Copics. Torna un po' indietro con lo zoom, ecco, così facciamo vedere agli spettatori quello che è l'immagine ancora un po' più indietro, perché questa è ripresa in un angolo della foto, sopra le teste delle persone che hai gatti. Questa è la foto. Esatto, queste sono generale, qua dove sto indicando col mouse dove c'era l'Orbs. Esatto. Non ok. Si vede il mouse, non si vede il mio mouse. Adesso si vede. Adesso okay. Si vede. Quindi questa qua era la zona della foto, ovviamente io qua l'avevo ritagliata per comodità in maniera da poterla vedere. Una delle cose curiose è l'angolo del mobile. Esatto, sì, è la scalinata, questa era una scalinata col mobile, quindi era la scala che andava su. Una delle cose curiose a livello di fotografia è che di solito queste immagini qua tendono a sgranare nel momento in cui allarghiamo, guardate anche verso l'immagine. Più lo ingrandisce più si vede bene, guarda, è una cosa impressionante. Questa immagine invece, come vedete, non arriva mai a un dettaglio dove inizia a perdere, ovviamente se si esagera, però se no non arriva mai a un livello dove perde la qualità delle immagini. Questo innanzitutto esclude qualsiasi effetto di pareidolia, insomma qui pareidolia non ce n'è, è ben evidente. No, qua ci sarebbe voluto Pippo Ferrara, perché questo sembra più un volto di un sembra sì. E come discutevamo l'altra volta, io le chiamo entità multidimensionale, o comunque è un qualcosa al di fuori del nostro piano dimensionale, quindi questa è un'altra dimensione. Lo so che, ripeto, adesso io ne parlo così come se nulla fosse, ma ci ho messo anni per digerire tutte queste informazioni, e quindi non è stato semplice. Questa qua era la seconda fotografia, dove avevo fatto vedere appunto questo volto che
spuntava fuori da questo appendiabiti, dove vedete il bianco, quindi quel volto, non c'era in realtà, non c'era assolutamente nulla. Beh, questa qua era una giacca, questo era un altro cappotto, e qua non c'era niente, c'era il pezzo di legno che chiudeva, con una gruccia vuota, quindi con un appendiabiti vuoto. Invece nella fotografia è venuto fuori questa foto, sempre fatta anche lì da suo figlio. Ed è stata, vedete, questo qua che vedete sono io, quindi ero presente nell'istante, quindi anche forse, cioè, ho visto, per quello che sono, a prescindere dal discorso delle analisi fotografiche, il problema è che l'ho vissuto direttamente, cioè l'ho vissuto in diretta queste cose. È difficile andare a prevedere che ci fosse un intoppo, un qualcosa di strano. Mi hanno sconvolto, perché comunque è stata una cosa che non avremmo immaginato. Quella sera lì eravamo lì per chiacchierare, berci la mazza caffè dopo la cena, non eravamo di sicuro intenti a fare, non stavamo praticando nessun protocollo di contatto, non stavamo cercando nessun contatto con niente, siamo semplicemente messi a parlare in armonia della cosa. Viene facile citare Shakespeare, no? Quando fa dire al medico: ci sono più cose in cielo e in terra di quante la tua filosofia ne possa contenere, Orazio, capito? Sì, questa qua, poi a quel punto lì, dopo che abbiamo visto quelle prime due fotografie, siamo usciti e andati a fare una camminata, era già tardi, quindi faceva anche freddo. Questo qua è uno degli orbs che sono venuti fuori particolari. Adesso io non so, ripeto, perché purtroppo non so in diretta quanto riesca ad avere la qualità d'immagine, però sembra un mandala. È il fiore della vita, è un mandala. Con al suo interno l'albero della vita, questi sono i punti. Mario, come vedete è ben contornato ed è molto particolare, perché anche qui un orbs che comincia a dare, io tra l'altro all'epoca non sapevo minimamente che cosa fosse, quindi ho cercato di comprendere all'inizio, cioè cercando addirittura di comprendere fosse un linguaggio azzurro, invece ho capito che era molto più semplice la spiegazione di quanto poi in realtà non me l'ero fatta io, perché erano poi simboli sacri usati sin dall'antichità, e quindi è stato molto più semplice poi arrivare a un contatto e al messaggio che appunto avremmo dovuto cominciare, se volevamo guardare in avanti, avremmo dovuto cominciare a ricercare indietro, quindi a ricercare un po' le origini di questi simboli, le origini di questi percorsi. Curioso che sia venuto dentro un orbs, in effetti, in piena notte, quando stavamo camminando per quel sentiero. Questo qua ho fatto io un'inversione di semplicemente per far notare un po' meglio la struttura, esatto, è semplicemente un'inversione di colori per far notare meglio la struttura in cui era composto. Come vedete è composto da linee ben precise, quindi è esattamente la formazione del fiore della vita, fatto con il suo centraggio e con tutti i suoi carismi, tra l'altro messa all'interno di un orbs, quindi voglio dire, anche qualora oltre ad aver fatto le analisi del caso, se voi osservate, per quanto io sgrani in avanti la fotografia, non c'è un cambio di pixelatura da lasciare presumere, a prescindere dai software che analizzano, non è pareidolia, e soprattutto non c'è nessuna compressione ulteriore, cioè i reticolati che formano le fotocamere sono unici nel loro sei, ad ogni scatto, quindi sono sempre gli stessi per ogni macchina fotografica. Se questo reticolato qua cambia, prima di tutto ad un occhio un po' vigile, nel senso che nel momento in cui guardi gli originali lo vedi, tendi a rendertene conto, ma altrimenti esistono comunque dei software che vengono utilizzati, dove vengono analizzate e ricercate proprio le compressioni digitali, a vedere che non ci sia una sovraimposizione di qualche tipo. In questo caso la sovraimpressione non c'è, ripeto, oltre al fatto che eravamo lì e abbiamo vissuto in diretta queste immagini. Spettacolare. Questa qua forse era dove ci eravamo fermata, che era quella con il mio amico Maurizio Rucco, questo qua che vedete in basso sono io, e sopra di lui un altro orbs con un altro avvistamento, con un altro simbolo molto particolare, anche qua all'epoca non lo sapevo, poi dopo ho visto che era né più né meno la triquetra con il suo cerchio della ciclicità, quindi è un simbolo anche questo sacro, molto antico, risalente alla mitologia norrena, no? Guarda, te lo metto in inverso che si vede meglio. Sì.
che è questo qua, ed è molto più chiaro. Ecco, okay. Perfetto. Vedi che c'è. E questa è la triquetra fatta con i tre triangoli, vedete, con le chiusure fatte, esattamente spiega, come spiega la triquetra. Spiega che cos'è la triquetra. Ma la triquetra alla fine è un simbolo sacro che è stato utilizzato in tanti aspetti, fondamentalmente vuole ricordare la ciclicità della vita, ed è, se non sbaglio, è un simbolo, diventato un simbolo religioso per la religione irlandese, quindi è diventato però dopo, diciamo che comunque la triquetra è nata nel periodo, diciamo che nasce un po' con le leggende del mito norreno, e rappresentava appunto l'anima, lo spirito e il corpo, quindi è un simbolo. Oppure si poteva considerare nascita, vita, morte, è un quindi la triquetra. Del druidismo, dell'epoca dei druidi. Esatto, questo è fondamentalmente, poi ripeto ci sono vari significati, ma riassumendoli più o meno ricordano, infatti nella religione irlandese la Trinità, quindi ricorda il famoso trio, quindi il ciclo della vita, ok? Esatto. Detto in maniera molto semplice, ricorda il ciclo della vita. Questo simbolo è molto particolare perché non solo per il suo significato, per il fatto che sia apparso dentro un orbs, ma perché in effetti quel giorno lì il mio amico aveva una collana addosso esattamente con quel simbolo. Ma e chi ha scattato la fotografia non poteva assolutamente sapere che lui avesse quella collana addosso, perché eravamo in pieno gennaio, quindi anche in casa avevamo i maglioni e fuori erano. E quindi non puoi andare a vedere in centro del petto che lui aveva questa collana, ed è curioso che questo simbolo sia arrivato esattamente sopra di lui. Quindi, a parte la sua importanza nel contesto di tutte le immagini che ci sono arrivate, c'è anche la particolarità che questo simbolo lui ce l'ha messo al collo e non poteva saperlo nessuno. E l'Orbs è capitato, coincidenza vuole, proprio sopra di lui. Quindi è molto particolare anche questa cosa. Ripeto, non era stato facile all'inizio riuscire a comprendere i significati di questi simboli, perché io tra l'altro della mitologia norrena non me ne ero mai occupato prima, quindi non sapevo quasi nulla. Beh, questo se no le della cose ricerca, che si possono sapere della Marvel, il bello della ricerca è proprio questo, che uno quando riesce scopre le connessioni, scopre addirittura. Ma obbligato, va indietro nel tempo. Obbligato a darmi a leggere i libri del mito norreno, che sono di una difficoltà, cioè, estrema nel loro linguaggio, sono veramente incomprensibili, però purtroppo per fortuna mi ha obbligato quindi ad interessarmi, ad andarmi poi a studiare negli anni tutta la mitologia norrena che ne riguardava. Questo qua è un altro Orbs, che adesso purtroppo, ripeto, non so quanto si vede in diretta, molto particolare. Il suo disegno è fondamentalmente il nodo quadruplo, quindi è un altro simbolo della mitologia norrena che è venuto fuori, si chiama proprio così questa configurazione che è stata fatta. Vedere, è troppo vicolo. Immagino, infatti purtroppo poi questa qua magari si vedrà meglio poi nel video. Adesso si intravede qualcosina. Si intravede qualcosa, ma si vede poco in realtà. Si vede in realtà da questo punto così è molto più facile metterlo a fuoco. Comunque era una raffigurazione anche questa geometrica molto particolare e anche usato appunto nella mitologia norrena. Questo vi ho messo direttamente l'inverso, è un altro simbolo, quindi sempre in quella serata appunto particolare che ci hanno voluto lasciare, ed è il simbolo del Valknut. Questo sì, allora può essere interpretato come il triangolo impossibile nei tempi più moderni, oppure nelle antichità, quindi di nuovo ritorniamo al mito norreno, era interpretato come il simbolo del Valknut, ovvero sia era il simbolo che mettevano quando morivano all'epoca i Celti, ad esempio, io parlo dell'epoca celtica o anche antecedente, quindi in tempi un po' più antichi, ed sono collegati al mito norreno, veniva messo nella tomba, veniva disegnato questo, perché era in poche parole un simbolo di buon viaggio, di incoraggiamento, nel momento in cui quella persona era morta durante una battaglia. Allora aveva, essendo il simbolo di Odino questo, gli imprimevano questo simbolo per traghettarlo nel Valhalla, quindi per essere portato nel Valhalla, perché era morto con la spada in mano.
Esatto, era un po' sai, il discorso legato alla mitologia, quindi legato ad Odino, dove Odino, essendo il dio della guerra, tutti i suoi morti in battaglia, tutti quelli che morivano in battaglia con la spada impugnata, avevano diritto ad accedere al Valhalla e quindi poter vivere in eterno nella regione del Valhalla. Secondo il mito prendevano le Valchirie, le Valchirie erano la cavalleria alata, che anche lì poi si potrebbe discutere sui vari miti, perché poi è anche curioso non vedere il fatto che parlassero di una cavalleria alata, se vogliamo vederla ai giorni d'oggi, che cosa sono oggetti che volano e combattono, però vabbè, facciamo finta di niente. Oppure vogliamo parlare di Ughi e Muni, che erano i due corvi che osservavano tutto quanto all'interno dei nove mondi. Potrebbero mai ricordare dei satelliti o dei droni, ma non lo sappiamo. Cioè, ovviamente i miti e le leggende vanno completamente a stravolgere quello che era la realtà dell'epoca, specialmente per chi magari cercava di riportarne le informazioni, e voi sapete benissimo che questi fanno parte di un tramando orale, e i tramandi orali ovviamente vengono modificati tantissimo, no? Ci sono quei famosi esperimenti bizzarri, dove magari metti 50 persone uno davanti all'altro, il primo gli fai fare una cosa, quando arriva all'ultimo, il cinquantesimo davanti, quindi solo 50 persone dopo, il messaggio è completamente stato stravolto. Sì, senza considerare che poi nei miti e nelle leggende c'è sempre il potere temporale dei sacerdoti che le tramandavano. Comunque fanno il paio con Quetzalcoatl, no? Il serpente piumato dei sudamericani, quelle cancellate da Cortes. Andiamo pure avanti, andiamo a vedere magari le foto, quelle allora, il tema ufologico. Allora, queste, vi faccio vedere le ultime che ho scattato, cioè le ultime che abbiamo fatto, no? Aspetta. Che praticamente la fotografia reale è questa qua, ok? Questa è una fotografia molto particolare, perché qua davanti a me non c'era niente, era tutto completamente buio. Abbiamo fatto questa fotografia ed è venuto un riflesso molto particolare. Adesso non so quanto si possa vedere, ripeto, poi lì in diretta, però se osservate c'è una forma come di un volto al suo interno, quindi come se fosse una specie di trasmigrazione di luce. Potresti andare un po' indietro, leggermente indietro. Va, è andata? No, scatto avanti. Aspetta, però ve la giro di qua, magari si vede leggermente meglio con l'inverso. Se vedete gli occhi, sono questi due qua, questo è un altro occhio. È chiaro che, ripeto, poi gli originali adesso io li vedo molto bene. So che ovviamente la pixelatura di una diretta non può essere all'altezza per far vedere determinati particolari. Comunque, io vi sto raccontando che appunto questo qua è un volto che è apparso dal nulla, perché davanti a noi non c'era assolutamente niente, era tutto rigorosamente buio. Eravamo proprio al buio perché era superata la mezzanotte, non c'erano lampioni accesi in quel caso lì. E non solo questo, c'è un particolare in più che abbiamo notato solo in un secondo tempo, ovvero sia al suo interno, come si nota, c'era un orbs. Ah. Ok? C'era un orbs al suo interno di questa fotografia. In questo orbs qua è stato impresso. Perché era già capitato in alcune occasioni, sembra qualcosa di conosciuto, perché se uno lo guarda, io adesso non so se quanto si vede, ma ve lo descrivo, è punto linea, punto 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 linea, punto punto linea, punto 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 linea, linea linea linea, punto punto. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell'alfabeto Morse. Quindi ha molto incuriosito questo particolare, vedete, non so se qua magari si vede meglio perché sono nere. A che lettere corrispondeva? Allora, la frase in questo caso, in questione, significa ave a voi. Ah. È curioso, tra l'altro, perché se vogliamo raccontare un aneddoto un po' diverso, l'ave a voi. Tu sai bene che all'epoca romana non era dedicato solamente ai pari livello, agli amici, tipo gli schiavi dovevano usare il ciao, il famoso ciao, in realtà è un saluto
che facevano i ranghi minori nei confronti dei, dei ranghi superiori. Invece l'ave era riservato a, alla, diciamo, era un modo più, sì, esatto, era, era un modo più gentile, giustamente, più elegante di salutare. E è curioso che loro abbiano scritto ave a voi in un messaggio, ecco, io non so esattamente perché l'abbiano scritto ave a voi in questo caso, però facendo una ricerca sull'ave ho scoperto poi anche questo piccolo particolare in più, ecco. Perché altrimenti potevano dire ciao, non lo so, io nella mia mente da italiano, sai, pensavo al ciao, invece hanno messo ave a voi, dico, ma perché mi scrivono ave? Quindi sono andato a cercare una spiegazione. Evidentemente lo spirito parlava in lingua madre. Probabilmente, ed è comunque curioso, cioè, il fatto che loro abbiano cercato di comunicare con noi attraverso un linguaggio che potevamo riconoscere, quindi l'ave a voi è un messaggio che in effetti possiamo riconoscere. Certo. E questo è stato uno delle cose particolari. Poi ci sono queste ultime immagini che sono anche queste molto, molto carine. Qui c'è un altro volto. Poi tu sai bene che questa roba qua, ripeto, si può legare alla, a questa entità multidimensionale, ma è anche molto legato agli argomenti che di solito tratti tu, che fanno parte un po' di ambienti un po' più spirituali, un po' più particolari, diciamo, più esoterici, l'albero della vita. Più esoterici, esattamente, io l'hai detto tu. Quindi, ma sai, sono legati a questo aspetto qua. Tutto, chi si intende di esoterismo sa che è tutto collegato da un unico filo, quindi anche l'ufologia ha il suo perché, esotericamente parlando. Ok, adesso vi condivido un'ulteriore cartella, che in realtà... questa è poi semplicemente una sola fotografia. Dov'è? Alla ricerca della cartella perduta. Aspetta, no, la cartella ce l'ho, devo solo vedere com'è, che mi scelga il... di capire che ho tre monitor collegati, devo capire quale far vedere, eccola qua. Come ti capisco, io ce n'ho uno solo e non funziona, quindi figurati un po'. Io sono obbligato, vabbè. Ecco qua. Si vede? Si vede? Dunque, siete una roccia? Ok, questa fotografia qua è fondamentalmente quella che ha scaturito negli anni la maggior parte di polemiche, chi l'ha definita un falso, chi un vero, insomma sono stati fatti tanti ragionamenti su questa fotografia. Perché, raccontaci come l'hai scattata, in che contesto? Allora, questa fotografia qua era una camminata, una passeggiata fatta in pieno agosto, se non sbaglio era il 9 di agosto, dove risalendo la montagna e facendo alcune fotografie, in pieno Marmalenco, assolutamente, quello che vedete qua è praticamente la parte del fondo dove poi si inizia la risalita per fare l'ultimo tratto e andare poi sopra il Pizzo Scalino. Qui eravamo a più o meno a dove c'è il rifugio, no? Tre ore. Dove c'è il rifugio Cristina, esattamente. Dietro, in realtà, andando proprio verso il passo degli Onetti, quindi quello famoso di cui abbiamo parlato prima. La cosa era iniziata più in basso, dove ho iniziato a fare delle fotografie, non le ho fatte io queste, quindi sto raccontando la storia. Mentre si risaliva hanno iniziato ad esserci le fotografie particolari con degli alieni al suo interno. E diciamo, questa qua è stata la fotografia che ha culminato, quella che poi è diventata più nota di questa vicenda. Ed è una fotografia, adesso io la ingrandisco leggermente, così potete vederla meglio. Lasciaci di stucco. Si vede che ho ingrandito? Si vede dietro la roccia che fa capolino, ma se ingrandisci un po' di più si vede ancora meglio, guarda, vai ancora un po', eccolo là, è proprio ET, guarda. Ok, è proprio, quindi si è visto con gli occhioni. Adesso io vorrei spezzare una lancia su questa fotografia, perché
Ripeto, questa è una sequenza fotografica di cui io ho avuto gli originali, quindi li ho presi direttamente dalla SIM che le ha scattate. È stata una foto che negli anni è rimasta, ripeto, molto dibattuta, perché ovviamente è difficile andare a spiegare alla gente che cosa ci fa un essere del genere sul nostro pianeta. Quindi poi devo dire una cosa che adesso poi, anche perché vi spiegherò poi dopo come sono andate le analisi di questa fotografia qua, una cosa che ho iniziato tanti anni fa, quindi quando ho iniziato a entrare nell'ufologia, io pensavo che fosse fondamentalmente, magari poi tu mi puoi dire la tua, un mondo dove fondamentalmente si lottava tutti per un unico obiettivo. Quindi l'unico obiettivo era ricercare di spiegare un qualcosa di inspiegabile, quindi cercare di indagare se effettivamente io vivevo un'esperienza o trovavo qualcosa di strano, di inspiegabile, e tutti quanti in comunità cercare di ragionarci sopra. Invece poi negli anni ho scoperto che è esattamente il contrario, cioè il mondo dell'ufologia era un mondo di competizione assoluta. Bravo. Dove tutti vogliono averlo più grosso degli altri. Vedi, ed è pazzesco questo. Non è il problema dell'ufologia. Pensa soltanto alle dispute teologiche in religione, è proprio nella natura umana essere in contrapposizione su tutto e dire che... ma potremmo capirlo di più sulle religioni, ma sull'ufologia no, cioè non ha senso, però purtroppo ho imparato, a mie spese, ho visto negli anni che in realtà è esattamente il contrario, cioè si entra in competizione e ognuno deve dire la propria. Certo. Quindi se io faccio vedere una cosa di importante, vengo derivato da un'altra parte. Beh, diciamo che la FUI è nata per questo, no? Per cercare di unificare, sì, le persone. È uno dei motivi per cui abbiamo fatto la FUI. Assolutamente, è uno dei motivi perché ho fatto la FUI. Io non ho mai nascosto e non ho mai avuto problemi con nessuno. Però è curioso, ripeto, come negli anni mi sono in realtà poi ho dovuto affrontare parecchie realtà di gente che ha denigrato il mio lavoro, quindi io comunque che neanche ha denigrato il mio lavoro, però c'è questo discorso di competizione per dimostrare il contrario che non ha senso, non ha logica. Invece poi magari di partire e fare ognuno le proprie ricerche, è molto più facile criticare le ricerche degli altri. Questa cosa è una cosa che non me l'aspettavo. Lo sai che è più facile appiccare un incendio che spingerlo, quindi. Lo so, però io questo ambiente non me lo speravo. Ricapitoliamo per i nostri ascoltatori. Allora, questo è l'ingrandimento di una foto scattata nella vallata mentre si stava risalendo verso il rifugio, verso il passo degli Ometti, ricordiamoci sempre i partiti. Esatto, una foto scattata al panorama, non cercando qualche cosa di specifico, che ha poi avuto come riscontro negli ingrandimenti, nell'analisi delle foto. E chiaramente era una ricerca fatta appositamente perché la Val Malenco era già famosa per avvistamenti di UFO, per cose extrasenso la perception, quindi uno prendeva le foto e andava a guardare, se sbaglio Andrea, proprio perché cercava di vedere se c'era qualche cosa di particolare nella foto scattata, no? E soprattutto dopo l'esperienza degli Orz, che anche la sera a convivio ti trovi un volto dietro a un mobile. Ma questa foto qui è impressionante perché è impensabile, no? Che uno possa dire ho scattato la foto a un extraterrestre. Perché hai visto l'ingrandimento che hai fatto? Torna un po' indietro, facciamo vedere agli spettatori quanto è stato dovuto essere ingrandito per vedere questo personaggio. Andrea, ci sei? Oddio, si è parlato tutto? Mi sono imparlato io? Andrea, non ti sento più. Che facciamo? Aspetta, vediamo se rientra. Forse si è accorto pure lui che è parlato. Aspetta, esco anch'io un secondo, un attimo che magari lo chiamo, aspetta un attimo. Comunque stavo proprio dicendo che Mercurio è in opposizione,
sulla comunicazione ed è saltato tutto praticamente, tutto, sia la trasmissione che il collegamento con Andrea, che vedo che sta cercando di ricollegare. Comunque, mi sembra che quello che abbiamo fatto vedere fino adesso sia stato abbastanza esaustivo. Così, quando Andrea parlava della ricerca, parlava proprio di questo, no? Che una persona che era incuriosito da una zona, da storie di quella zona, va lì, fa delle ricerche, fa delle foto, fa delle registrazioni, poi le analizza e trova delle sorprese, no? Come quelle che abbiamo fatto vedere fino adesso. Peccato che Andrea non riesce più a collegarsi. Mi sta riprovando. Oh, bravo Andrea, sei rientrato, perfetto. Ma ha fatto tutto lui, io non ho fatto niente, si è bloccato per il partito. Guarda Andrea, sei sparito proprio nel momento che stavo parlando dell'opposizione di Mercurio, perché quest'anno è quattro volte retrogrado rispetto al movimento dei pianeti. Allora, Mercurio... No, ma questi gli astrologi l'avevano avvisato che i collegamenti con i computer, che la comunicazione, anzi hanno detto a tutti, attenzione a qua, se dovete fare colloqui importanti, perché la comunicazione è tutta inversa, è tutta bloccata, capito? E quindi tu sai che da esoterista devo dire che l'astrologia, i più grandi astronomi della storia fino al 1800, prima del 1900 erano anche astrologi, l'astrologia che ha fatto partire l'astronomia, così come l'alchimia ha fatto partire la fisica e la chimica. Quindi quando parliamo di esoterismo, ti ripeto, parliamo di tutto. Comunque, finiamo il concetto stavo dicendo che chi fa ricerca su un posto misterioso perché è attratto da questo, come hai fatto tu, chiaramente va lì, registra, fotografa, fa dei filmati anche al buio, perché spera di captare, di trovare qualche cosa, perché comunque sa che in quel punto c'è attività particolare. Poi chiaramente si analizzano i filmati, si risentano le registrazioni e si analizzano le fotografie. Ci tenevo molto a ribadire che la foto che abbiamo visto dell'extraterrestre che appare dietro il masso è una foto fatta a un grande panorama, e che solo l'analisi particolareggiata di quella fotografia ha fatto uscire fuori questo particolare. Ecco, poi chiaramente i detrattori avranno detto ma non è vero, quello ha messo il pupazzo, ha fatto la foto apposta, poi l'ha ingrandita e via discorrendo. Certo, ci sarebbe da dire: quanto ci hai guadagnato Andrea con questa analisi su questo pupazzo? Sei diventato miliardario, no? Mi sembra. Ti sei ribloccato un'altra volta? Anche con la parola? Prova a togliere il video se mi senti, Andrea. Togli il video, così ringrazio tutti coloro che sono stati in collegamento con noi. Spero di aver dato insieme ad Andrea la possibilità di venire almeno qualche dubbio e di aver sollecitato la curiosità di qualcuno. Quando Mercurio smetterà questa opposizione retrograda, faremo un'altra trasmissione e approfondiremo questa foto e altri discorsi che Andrea sia sulla Valma, ma parleremo anche della Valcamonica, perché potremmo invitare anche Roberto Lombardini per un ulteriore discorso a tre, che potrebbe essere interessante, visto quanto è legato l'attuale situazione esoterica in queste valli e il passato di queste valli. Quindi si intreccia l'archeologia misteriosa con le ricerche che si fanno adesso, sia di tipo ufologico che di tipo extra perception, spiritista e trascendentale. Io ringrazio tutti, auguro una buona vita a tutti, ribadendo che noi non siamo soli nell'universo, anche perché, come vedete, c'è Andrea che cerca comunque di contattarci, come chissà, magari qualche civiltà sta facendo da qualche millennio sulla Terra, ma non trova orecchie che lo ascoltano, o almeno quelle ufficiali. Dario, dobbiamo anche aggiungere che tu giovedì tieni un programma su Radio Station. Sì, okay. parleremo proprio dell'approccio esoterico alla vita e anche i risvolti all'ufologia nel mistero. Ok, ottimo.